Buongiorno, mi chiamo Roberto Camera e sono un esperto di diritto del lavoro. In questo video di PSOA Quotidiano parleremo degli esoneri di natura contributiva previsti dalla legge di bilancio per l'anno 2023, la legge 197 del 2022, a vantaggio dei lavoratori dipendenti e dei giovani imprenditori agricoli. Partiamo proprio da quest'ultima decontribuzione prevista per i giovani imprenditori agricoli. Viene prorogato per tutto l'anno 2023 l'esonero contributivo in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola entro il 31 dicembre del 2023. Queste le caratteristiche per l'agevolazione. L'imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto devono avere un'età inferiore ai 40 anni. Si deve trattare di una prima iscrizione alla gestione agricola IVS. Si tratta di un'agevolazione dal versamento del 100% della contribuzione obbligatoria, invalidità, vecchiaia e superstiti per un periodo massimo di 24 mesi di attività. Resta ferma l'aliquota di computo della prestazione pensionistica. L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzione delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente. L'agevolazione, infine, soggiace all'aiuto del de minimis. Passiamo alla seconda decontribuzione, questa volta prevista dalla legge di bilancio per i lavoratori. Per tutto l'anno 2023 è prorogato il taglio dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, di datori di lavoro, sia pubblici che privati, con la sola esclusione dei lavoratori domestici. Queste le caratteristiche dell'agevolazione. L'esonero contributivo è pari al 2% sulla quota dei contributi previdenziali per l'IVS, quindi invalidità, vecchiaia e superstiti, a carico del lavoratore, qualora quest'ultimo abbia una retribuzione imponibile mensile, parametrata su 13 mensilità, non superiore a 2.692 euro. Se il lavoratore in un singolo mese dovesse percepire una retribuzione superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio. L'esonero contributivo diventa del 3% per quei lavoratori dipendenti che hanno una retribuzione imponibile mensile, sempre parametrata su 13 mensilità, di importo non superiore a 1.923 euro. Quindi, riepilogando, chi ha una retribuzione imponibile mensile fino a 1.923 euro avrà una decontribuzione del 3% dei contributi previdenziali per l'IVS. Chi ha una retribuzione mensile imponibile da 1.924 a 2.692 euro avrà una decontribuzione del 2%. Infine, chi ha una retribuzione imponibile mensile superiore a 2.692 euro non avrà alcuna decontribuzione. Quindi la verifica della contribuzione dovrà essere fatta mensilmente in base alla retribuzione ricevuta per quel mese. I criteri e le modalità di erogazione dell'incentivo sono i medesimi previsti dalla legge di bilancio del 2022, l'articolo 1,121 della legge 234 del 2021 e dalle indicazioni fornite dall'INPS con la circolare 43 e i messaggi 3.499 e 4.009 del 2022. Ricordo che la misura non rientra nella nozione di aiuti di Stato in quanto si tratta di un'agevolazione usufruita da persone fisiche e non da imprese. Pertanto l'applicazione dell'agevolazione non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.